Svegliati Alessandria, oggi è il 25 giugno 2020, mi trovo qui in Viale Milite Ignoto e in nostra compagnia questa mattina abbiamo l'assessore Pier Vittorio Cicaglioni. Buongiorno assessore. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Buongiorno, siamo qui perché abbiamo saputo e poi abbiamo visto passando di questa iniziativa, queste tende montate e tutta una elementare ma sufficiente attrezzatura dai bagni all'acqua potabile. Ci spieghi che cos'è questo insediamento? Come mai è stata fatta questa iniziativa? Allora, questa è una ulteriore iniziativa che si collega alla situazione delle persone senza fissa dimora. Come sanno i cittadini attraverso i mezzi di informazione, come amministrazione comunale e come assessorato al sociale, ero già intervenuto mettendo nei dormitori pubblici, nei dormitori a disposizione della Caritas, eccetera, e le persone uscivano alle 8:30 del mattino, invece noi le teniamo lì dentro, quindi sono protette, non vanno in giro, sono controllate e un accordo con la ASL di Alessandria ha consentito che due volte alla settimana queste persone vengano controllate a loro tutela e a tutela di coloro che dovessero incontrare. Sì. E credo che sia stato un percorso, come dire, anche molto 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 veloce, tenendo conto che i dottori dell'ordine erano in difficoltà nel vedere queste persone che giravano per la città e i cittadini nel periodo massimo del coronavirus erano giustamente preoccupati e abbiamo risolto, come dire, in maniera esemplare questo provvedimento. Si sono però aggiunti in contemporanea alcune persone che in Alessandria vivono un po' come i clochard, ovvero non accettano il dormitorio, non accettano le strutture, non accettano le regole, vivono in un mondo tutto loro e noi siamo riusciti ad intercettare con le cooperative che con noi lavorano e con il CISACA anche queste altre persone e quindi è nata l'idea di iniziare un altro percorso differente che fossero le tende. Ce n'era bisogno perché io percepivo e sentivo e vedevo che la città comunque si lamentava di una situazione che non aveva trovato una soluzione. Sì, questa è una soluzione. Ma un censimento, quanti sono, come dire, ma mediamente queste oggi persone queste persone sono intorno nel nostro territorio. Sono intorno alle 10-12 persone che sono sempre le stesse che ruotano nel nostro territorio, non si spostano, oppure qualcheduno è venuto e l'abbiamo dovuto rimandar via perché le regole degli spostamenti sono state applicate anche da noi. Allora, in un ragionamento fatto... Sono tutti uomini e in un ragionamento fatto con me stesso per cercare di trovare soluzioni, l'idea della tenda, quindi due tende da 6 posti l'uno, quindi 12 persone, 12 è risultata, come dire, l'abbiamo sottoposto alla prefettura, sottoposto agli organi competenti e alla protezione civile, perché allora c'era, come dire, l'attenzione e la responsabilità della nostra protezione civile che ha lavorato in maniera straordinaria. E così da un progetto nato in un momento di riflessione è venuto anche fuori di emergenza, di attenzione, perché io anche come assessore molte volte anche nelle ore più strane, le 10, le 11 di sera, dietro la retta dei parchi piuttosto che altre zone dove queste persone vivono, ho sempre cercato, come dire, con molta discrezione, con molta attenzione, di verificare come stessero, come non stessero, quello certo, che fossero i loro necessità. Bisogni. Devo dire che queste sono persone che si contentano di poco, perché se uno le porta 6 confezioni di bottiglie, le altre 5 te le ridanno indietro perché loro... il concetto loro è che una bottiglia sia sufficiente, quindi bisogna entrare un tantinino anche nella loro mentalità. Una domanda. Prego. Quindi queste tende hanno tutti, c'è l'acqua corrente? Hanno tutto, la luce, la luce, i bagni e l'acqua. Un'altra domanda così di cronaca.
E la nazionalità, sono italiani? Sono di tutte le... Sì. Ci sono italiani, ci sono non extracomunitari, quindi comunitari. E anche e c'è europei. Qualche europei, eccetera. Quindi c'è una miscellanea di tutto. E anche... Dal punto di vista della, diciamo, della relazione sociale... diciamo che nel bisogno sono tutti solidali. Sì, assolutamente sì, e poi ci sono i più fragili dei fragili, coloro che, faccio un esempio, erano quelli che erano al teatro quando abbiamo dismesso quella impalcatura che fungeva da dormitorio in un contesto urbano. Ce ne sono gli ex Bar Marini, ce ne sono alcuni, l'ho visti ancora stamattina poco prima, che hanno delle fragilità perché sono dediti al bere, eccetera, all'alcol, e che comunque con la professionalità dei nostri servizi sociali, con le cooperative con cui ci intrecciamo in un supporto, eccetera, e quindi la pulizia e quindi il mantenimento, diciamo che abbiamo spostato un problema in un'area che sia più consona e che soprattutto non dia da parte dei cittadini i soliti discorsi, non si fa niente. L'ultima domanda per concludere. Questa è una sistemazione che va bene d'estate, immagino, e che va bene così, con qualche piccola miglioria. Io sto pensando alla stagione più fredda. A parte che esistono tendopoli che sono aperte tutto l'anno. Sono attrezzate per queste tende. Continueranno ad essere così, le migliorerete oppure pensate a una soluzione diversa? Ma noi immaginiamo che in una situazione di emergenza, non solo di carattere salutistico, ma anche di emergenza abitativa, quindi di accoglienza, piuttosto che farli dormire in un cortile di notte, piuttosto che sotto un portico, credo che la tenda già di per sé sia un passo molto importante. E laddove dovessimo per esigenza mantenere questa struttura, certamente la renderemo compatibile con la stagione e con le esigenze delle persone. Per ora hanno veramente, stiamo vedendo in giro, ci sono molto molto meno persone, si sono abituate a venire qui, è vero. E i tutori dell'ordine hanno, come si dice, la delicata questione che nel momento in cui li trovano in giro, li accompagnano. Benissimo. Qui, quindi c'è un coordinamento con le forze dell'ordine che io ritengo un altro tassello importante di solidarietà, di attenzione e di rispetto, che consente, come dire, a queste persone un qualche cosa che prima non avevano. Un minimo di dignità. Comunque, assolutamente a questo punto concludiamo e ringraziamo la città di Alessandria nella persona dell'assessore che ci ha illustrato questa iniziativa che ha risolto un problema che probabilmente è un tassello di qualcosa che comunque si costruirà nel tempo e con l'esperienza, rivolto a queste persone che hanno molta difficoltà e che sono un po' ai margini della nostra società, è vero? Assolutamente sì. Benissimo. Assolutamente sì. Allora un saluto a Svegliati Alessandria, ai nostri amici e a chi ci sta guardando. Arrivederci a tutti. Grazie a voi e grazie soprattutto ai cittadini che hanno apprezzato ancora una volta una iniziativa così delicata di solidarietà e di attenzione verso i più fragili. Grazie. Mi è arrivato... No, non lo vedi.